Vai pure. Adesso che la varia è stata sfogliata dal rivestimento, non è più una nuvola argentata, è bella, vaporosa, che sale in cielo, si può ammirare tutta la struttura. Il grande Militano che è riuscito a riportare la varia dopo 30 anni che era stata sospesa, l'ha ricostruita, modificata, naturalmente perché allora veniva portato sulle spalle, e creando una struttura che è capace di scivolare a spinta sul corso granitico. E ci sono degli ingranaggi perfetti, a partire dal basso c'è questa ruota persiana, la base, sul cippo, c'è questa ruota che gira grazie a un chiamata ruota persiana, grazie a un meccanismo che si può vedere sotto, dove ci sono due manovelle, una da parte e una dall'altra, e ci sono due ragazzi nascosti dietro che non vedranno sicuramente la varia, che la fanno girare in senso diverso uno dall'altro, e così i 12 bambini, gli angioletti, che sono su questi seggiolini in modo veramente precario, e allora gira, e per la prima volta dopo tanti anni la ruota persiana è incominciata a girare. 12 bambini qua, più altri 20 che sono inseminati un pochettino in questa nuvola, dei seggiolini in questa nuvola che sale al cielo, e sale il cielo più in alto, si vede una manovella, e anche quella là è azionata da un giovane nascosto là dentro, che girandola fa muovere un ingranaggio che è nascosto dentro il mappamondo, il terracco, dicevano gli antichi, che è capace con gli ingranaggi di muovere il sole e la luna, naturalmente in una rotazione contraria per la questione degli ingranaggi, quindi uno gira a destra e uno gira a sinistra. Su nel sole e nella luna anticamente venivano messi, ci sono i seggiolini, venivano messi anche i bambini, però essendo pericoloso, perché una volta un bambino si impigliò le vesti nel sole e quindi si fece tutto il tragitto a testa in giù, e allora si abolirono questi 8, perché in effetti in origine erano 54 i figuranti. Allora abbiamo 12 angioletti sulla ruota persiana, c'erano 12 apostoli, come ci devono essere, a vegliare la bara della Madonna, l'anima, quest'anima che si stacca dal corpo e sale in cielo, accompagnata dal Padre Eterno, e che viene consegnata quest'anima a Gesù Cristo. E quindi tutti questi ingranaggi hanno dei movimenti che danno la sensazione che c'è il cosmo, che la nuvola attraversa tutto il cosmo. E quindi poi in cima abbiamo il Padre Eterno qui, ecco, con l'atto di porgere verso Gesù Cristo la bambina. Bravo Ciccio, ti ringrazio molto. Certamente potresti parlare fino a stasera, ma non mancheranno altre occasioni. Al nostro grande Ciccio Lo Vecchio, pilastro. A Palmi. Sono innamorato della varia. Non solo della varia, ma di tutte le tue ricerche. Storiche. Volevo solamente precisare. Dimmi. Che il 12, l'avevo detto, 12 nella ruota persiana, 12 apostoli, sì. 12 le stelle, la corona della stella della Madonna, e non meno di 12, magari si è tolta quella proprio in prossimità della nuca della bambina in modo che non si facesse male, la 12ª stella è lei, anche se si è tolta, perché come ricorda Giovanni nel libro dell'Apocalisse, comparve nel cielo una donna vestita di sole sopra la luna, che poi ancora comparve coronata con 12 stelle, poi lasciamo stare che comparve anche un drago con 12 teste e tutta questa roba qua. Quindi la Madonna è rappresentata e sempre coronata da 12 stelle. Quindi il 12, il numero 12 compare in tutta la struttura, il segno di religiosità. Anche i segni di religiosità sono anche perché anticamente il Padre Eterno aveva un copricapo a tre punte, che indicava la Trinità. Quest'anno, la varia di quest'anno, Massimo è stato bravissimo, ha accettato qualche consiglio, una volta fermato in piazza ha girato la bambina, l'animella,
in tutti gli angoli della piazza. L'ho visto questa scena, non l'avevo visto mai prima. Allora, io ho detto: Massimo, fallo, ma non lo dire perché te lo impediranno, come è stato impedito in passato. Invece la cosa è stata bella, elegante. La gente si è ricordata, specialmente gli anziani, che anticamente, forse da allora, da quando non si fa la benedizione alla città, che questo paese ha subito qualche rallentamento. E quindi speriamo questa benedizione data dalla Limella, che impersonava l'anima della Madonna, quindi era per noi la Limella, sia di buon auspicio per la città. Ciccio, se penso che non avevamo neppure un appuntamento, penso alla gran fortuna che ho avuto a incontrarti questa mattina, qui, in questa bella giornata, e tu con la tua solita disponibilità. Allora, la fortuna è stata reciproca, perché io ti ho fatto ieri complimenti per i filmati che hai mandato, filmati eccezionali che mi hanno fatto emozionare. Sei quindi, troppo buono. No, è la verità, è la verità. Lo sai che io non è che sono tanto largo di complimenti, l'hai notato più di una volta che quasi mai intervengo, mi piace, non mi piace, però ieri te l'ho scritto col cuore veramente, perché il tuo filmato in quel modo, in modo veramente professionale, hai colto gli attimi importanti di questa foto, perché tu conosci lo spirito di questa festa, e quindi se uno non conosce lo spirito, io ti dico una cosa, con mia figlia c'erano tanti amici di Messina, perché abita a Messina, quando hanno visto la valaria, sono venuti a vederla, hanno pianto loro, tutti a piangere per l'emozione, eppure loro hanno una bella manifestazione, la valaria che noi abbiamo copiato, tante altre manifestazioni, i giganti, tutto proviene da Messina, perché Messina era il faro nel Mediterraneo, antica più ancora di Roma, e quindi abbiamo importato tutte le tradizioni di questa grande, grande città, era il punto di riferimento di tutto il Mediterraneo, Messina. E quindi questi messinesi sono arrivati qua e hanno ringraziato mia figlia, perché hanno goduto di uno spettacolo incredibile, anche gli amici di Reggio. Se non si vede, se non si vive, non si può provare la grande emozione, ma tu anche con i tuoi filmati, io che ormai sono tanti anni che vado dentro le corde, quest'anno sono andato un'altra parte a fare un commento, ogni volta, cioè, vedendo i tuoi filmati mi sono emozionato, e mi emoziono come ci emozioniamo tutti quelli che la sentiamo, e a Palmi la sentiamo tutti, la vera, questa grande manifestazione. Grazie Ciccio.